Osmo Action 3 DJI. Volevo fare un test, una recensione per capire quale fosse meglio tra questa e la GoPro. Il problema è che c'è stato un piccolo inconveniente che mi ha messo fuori gioco dalla bicicletta mentre facevo il test della DJI, quindi il test non può essere completo, parliamo di costole. Però una cosa ho capito bene, che questo sistema, quello magnetico con le clip che a molti sembra essere, diciamo, scadente, in realtà funziona benissimo, perché lei è finita per terra molto 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 violentemente. Lei tutto ok, le mie costole un po' meno. Ma dovete aspettare la fine del video per vedere il crash. No, prima facciamo vedere l'unboxing, poi dopo facciamo vedere la caduta. Sennò uno vede la caduta e dice, boh, ho capito, ho visto il climax. Prima l'unboxing, poi la caduta. Se volete solo vedere la caduta, andate alla fine del video. Girate, cambiate canale. Prima c'è l'unboxing. Unboxing. No. Interessante. Ok. Batterà la GoPro. Vediamo un po'. 4K a 120 fps, super wide, horizon steady, resistente al freddo, quick release vertical mount. Per chi lavora in verticale è molto importante. Waterproof fino a 16 metri, spero di non arrivarci. Dentro questa scatola abbiamo la Osmo Action 3, la batteria Extreme, l'adesivo piatto, la protezione che va bene per l'orizzontale e verticale, il quick release adapter mount, cavettino tipo C, la lente di gomma. Voilà, eccola qua ragazzi. Bellina. Questa la mettiamo qua. Due adesivi, sì, due adesivi, la batteria, la cosiddetta Extreme Battery, l'adesivo piatto, come potete vedere, la possiamo collegare in teoria, no, magnetica, certo, non mi sembra molto fisso, questo, ecco, ora è fisso. Non esce. Cavettino, esattamente, eccolo qua. Vedete? Sia sul verticale che sull'orizzontale, poi dalla telecamera. Basta guardare i tasti. Funziona. Però l'attacco non è così immediato come sembrava dai vari altri video che si vedono. Vabbè, devi aspettare che fa il click. Qual è il tuo problema? Io non so aprire i pacchi, ragazzi. Uno, due, questo è piatto. Tre attacchi per tutte le prolunghe possibili. Credo che quello che ci interesserà più di tutti sarà questo. Quando lo attaccheremo al casco, questo curvo, questo. Poi questo. Quindi così. E poi possibilità di metterla sia in verticale che in orizzontale. Dopodiché, questo è da manubrio, magari per far vedere qualche forcella, funzionamento, chissà. Questo è importante, anche se ho intenzione di usarlo più da casco. Si vede meglio la guida dalla pettorina, ma io non sono quello a cui osservare la guida. Sono più quello che fa i contenuti, no? Quindi avere la libertà di girare la testa e inquadrare è molto comodo. Questo è l'attacco. Sembra molto valida al tatto. Devo dire che la chiusura pecca un po' rispetto a GoPro, eh? Ecco, vedete la bellezza di questa telecamera? Clic, puoi vloggare, puoi girarla anche se ce l'hai sulla pettorina per far vedere il panorama, puoi inquadrare chi ti sta davanti, chi ti sta dietro, in questo caso nessuno, inquadrare uno che scende. Ciao! Una cosa che devo dire a favore di GoPro, però, può essere una stronzata, ma in realtà non lo è. La lucetta che ti dice che stai registrando su GoPro è molto più immediata a vedersi, cioè tu abbassi la testa, è molto più forte, si vede molto meglio. Non è una stronzata, che se sei in discesa appena iniziato eviti di spegnere e riaccendere.
posto. La risoluzione è la qualità dell'immagine, questa parliamo di velocità, frequenza, appunto, fotogrammi, e sopra parliamo di risoluzione, 1080 è l'HD, 2.7K è il 2.7K, e questa può arrivare a 4K per 120 fps, però ecco, appunto, ti avvisa perché è un file, sarà enorme, sarà tipo 7000 tonnellate di giga, capito? Quindi praticamente avremo circa 9 minuti di registrazione, e dentro abbiamo un SD da 64 GB. Noi teniamo 60 fps, 2.7K per 16 nodi, che è la cosa migliore. Ma poi la cosa che volevo farvi vedere è qua su in alto a destra. Allora, in questo momento la telecamera è in stand by, accesa, e sta aspettando che andiamo a registrare. Prendete come riferimento, la vedete là, la fine del tavolo, ok? È il tavolo dove facciamo i podcast. RS sta per Rocksteady. Questa telecamera ha quattro modalità di misurazione, di registrazione, questa si parla di stabilizzazione. Off, ovviamente la stabilizzazione non c'è, sconsigliatissimo in bici o comunque negli action sport in generale. Rocksteady funziona benissimo in bici, l'abbiamo già visto nel video, è un'ottima stabilizzazione, davvero davvero ben fatta. Poi abbiamo la Horizon Balancing. Cosa consiste? Allora, guardate bene, prima di tutto si vede un minimo crop. Il crop è sostanzialmente quando c'è un mini zoom dell'inquadratura. Se voi guardate in Rocksteady, vedete che si allontana di molto perché c'è la stabilizzazione che è un minimo croppa. Infatti se andiamo su off, ancora un po' indietro andiamo, così non c'è niente di stabilizzato. Per far sì che dentro l'obiettivo, diciamo, il sensore si muova e diciamo rimanga stabilizzato, deve prendere un pochettino di spazio la faccenda. Quindi andando su Rocksteady andiamo avanti un pochettino e c'è quella distanza che ci permette di avere la stabilizzazione. Mentre se invece andiamo ancora avanti arriviamo all'Horizon Balancing. In che cosa consiste l'Horizon Balancing? Guardate il bordo del tavolo, come vi dicevo. Se noi giriamo la telecamera, gira anche il bordo del tavolo fino a 45 gradi, dopodiché diventerà un verticale. Adesso dovrebbe, eccoci qua, girarsi in verticale. Torniamo giù e si gira. Sostanzialmente ci segue l'orizzonte, ci mantiene, diciamo, la visuale piatta, anche se noi in realtà siamo in piega. Lo vorrei provare oggi e lo proviamo anche con il verticale. Però vedete appunto che se io faccio Rocksteady, l'orizzonte rimane dritto. Ok, questa è la visione, diciamo tra virgolette, normale. L'Horizon Steady è praticamente sempre si piega a 45 gradi, comunque sia, però con stabilizzazione. Io vorrei provare questo. Spegniamo e andiamo in bici. Non è che sia proprio così tanto asciutto, eh? Anzi, slippery ride. Come si evince da questo doppio fermo immagine, possiamo vedere che nella versione Rocksteady, che tra l'altro è anche un pochettino più avanti rispetto alla versione Horizon Balancing, si vede molta più roba sostanzialmente, per parlare in gergo tecnico. Basta vedere la scritta Dusk della mia Mandraker, basta vedere l'albero che arriva più in alto nell'immagine di sinistra. Questo è dovuto ovviamente al crop di cui parlavamo prima, che ci costringe nella versione Horizon Balancing ad essere più zoomati, tra virgolette. Nel video di sinistra abbiamo una visione molto più larga, di destra abbiamo un'immagine molto più cinematografica, passatemi il termine, nel senso che siamo più immersi nell'obiettivo. Vediamo anche come nelle curve Horizon Balancing ci dà più l'effetto nave, no? Più l'effetto mal di mare. Perché? Perché il sensore è più, come dire, immerso in una vasca d'acqua, tra virgolette. Nel Rocksteady la telecamera gira immediatamente, più immediata nei movimenti. E quindi è una questione anche di scelta di video. Magari se uno fa una, non lo so, ipotizzo, una sciata, una surfata senza troppi cambi di direzione, può starci. Il blocco dell'orizzonte, che comunque non è una cosa inventata da DJI, ce l'ha GoPro da parecchio tempo, eccetera eccetera, più che una cosa che uno dice, ah, si vede immediatamente, non è una cosa che si percepisce nell'immediato, almeno non in questo sport, non nel nostro sport. È più un effetto che va a dare un gusto diverso al video, come potete vedere. Il video di destra è molto più soft, più accompagnato, ecco, quello di sinistra è un po' più diretto. Thank you.
vedete, una cosa abbastanza semplice, cassatino. Troppo stanco ragazzi, troppo stanco. È lei che guida me, non io che guido lei. Allora, un giudizio finale è impossibile darlo perché avrei voluto fare delle prove più decise, più dirette tra DJI e GoPro, mettendole proprio insieme in un'uscita, ma come detto ho avuto un infortunio, quindi non posso al momento. Per quello che ho visto però posso già dire qualcosa. Allora, a mio gusto personale io preferisco DJI per due cose. Sì, lo slow motion vince GoPro, ma non è una vittoria che mi può far dire ok, da questo dipende la decisione dell'acquisto. Assolutamente no, si tratta di un 10 GoPro, 8 DJI, comunque un bellissimo slow motion anche quello di DJI, anche se è un pochettino inferiore. L'audio, che è sempre una parte fondamentale dei video, e soprattutto se uno fa parlato, fa vlog mentre va in bici, che sono in condizioni difficili dal punto di vista di audio, vince a mani basse DJI. Poi è vero che con GoPro si può andare a modificare, a mettere altre cose, che altri accessori, ma appunto io di fabbrica ho un prodotto molto migliore rispetto a GoPro dal punto di vista dell'audio, che è importantissimo. Quello e il fatto dell'attacco magnetico con le clip, che è veramente veramente comodo per fare tutto quello che vuoi. Io non smonto mai l'attacco dalla pettorina e non mi porto in giro la pettorina, che per fare anche il parlato eccetera è molto molto più comodo, è molto comodo quel sistema. Quindi per me, che io ci lavoro con i video, con attrezzatura professionale eccetera eccetera, vince DJI. Però per un consumatore che fa solo l'uscita la domenica, non ha computer, non ha roba estrema, consiglio GoPro per un fattore unico, ovvero il peso dei file. Parità, parlo di Hero 9, Osmo Action 3, a parità di qualità, a parità di tutto, di risoluzione, di frequenza fotogrammi, di stabilizzazione, di hyperview, quello che volete, GoPro 20 giga, DJI 52 giga. Diventa veramente difficile gestire i file, se non hai un programma di montaggio adeguato, abbastanza serio, non li vedi neanche i tuoi video. A meno che, certo, li puoi mettere sul telefono e fai tutto dal telefono, però è comunque un limite. Non lo so. Non so che ho preso. Te lo giuro, ero dritto.